Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video andiamo a rispondere alla seguente domanda. La somma tra 27 alla seconda e 16 alla terza è forse divisibile per 25? Andremo a rispondere senza utilizzare la calcolatrice e al massimo sfruttando conoscenze dal primo anno delle scuole superiori secondarie di secondo grado, come richiesto da chi ha postato il problema. Allora, vediamo come andare ad affrontare la questione. Ovviamente non andremo a calcolare il valore di questa somma sviluppando le potenze. Si tratta di una somma tra il quadrato di 27 e il cubo di 16. Che sia divisibile per 25? Allora, la strategia è quella di andare a riscrivere gli addendi di questa somma, in particolare il primo, 27 alla seconda. Possiamo osservare che 27 è pari a 3 alla terza, 3 per 3, 9, per 3, 27. Quindi 27 alla seconda è l'elevamento alla seconda di 3 alla terza, 3 alla sesta se volete, ma preferisco riscrivere 3 alla terza alla seconda come 3 alla seconda alla terza. Proprietà delle potenze, sto commutando i due esponenti. Questo che vantaggio ha? 3 alla seconda lo posso calcolare ed è pari a 9. Quindi 27 alla seconda è pari a 9 alla terza. Ora, la somma 27 alla seconda più 16 alla terza si presenta come somma tra due potenze terze, cioè somma tra due cubi. Ora, per andare a riscrivere questa somma, possiamo utilizzare una nota formula, che è quella per della scomposizione relativa alla scomposizione della somma tra due cubi. Vale quando A e B, come lì vedete scritto, sono monomi, sono binomi o polinomi a sua volta, ma anche quando sono numeri. Più nel dettaglio, A alla terza più B alla terza è pari ad A più B, il tutto che moltiplica A alla seconda meno il prodotto tra A e B più B alla seconda, più l'elevamento al quadrato di B. Nel nostro caso, al posto di A possiamo considerare il valore 9 e per B possiamo andare a considerare il valore 16. Quindi 9 alla terza più 16 alla terza è pari ad A più B, cioè 9 più 16, che moltiplica 9 alla seconda meno 9 per 16 più 16 alla seconda. Ora, 9 alla terza più 16 alla terza diviso 25 è forse divisibile per 25? Sì, perché notiamo che 9 alla terza più 16 alla terza è pari a 9 più 16, cioè proprio 25, per, e qua ho svolto qualche calcolo, 81 meno 140 più 256 fratto 25 diviso 25. Quindi quella somma è divisibile per 25? Sì, se andassimo ad effettuare la divisione otterremmo resto 0 e per quoziente il valore che assume l'espressione 81 meno 144 più 256. Quindi questo è il metodo che ho pensato di utilizzare. Con questo la risoluzione dell'esercizio è conclusa. Lasciatemi solo un minuto in più per spingerci un attimino oltre, visto che avevo una potenza di 3, poi avevamo la potenza di 16 in quel caso, ma un'altra, una somma tra due potenze esponente 3, una somma tra cubi. Prendiamo come spunto una somma scritta un po' più in generale, della serie 3 alla 2n più 6 alla n. Una base 3, una base 6, dove 6 è proprio 2 per 3, un esponente n, l'altro 2n. Potremmo chiederci, ad esempio, se questa somma al variare di n è divisibile per 5, con n numero naturale. Ora, possiamo andare a riscrivere in che termini questa somma? 3 alla 2n più 6, vi dicevo, è 2 per 3 il tutto alla n, ma la potenza ennesima di 2 per 3 è pari al prodotto tra 2 alla n e 3 alla n, proprietà delle potenze. Fatto questo passaggio, vado a raccogliere a fattor comune 3 alla n,
3 alla 2n diviso 3 alla n è pari a 3 alla n, più 2 alla n, 2 alla n per 3 alla n, dividendo, raccogliendo 3 alla n, rimane 2 alla n. Quindi che sia forse divisibile per 5 questa somma? Ora, quello che andrò a fare è scomporre la somma tra 3 alla n e 2 alla n. Nel caso in cui l'esponente sia dispari, questa somma come può essere scomposta? La formula generale è quella che qui vedete scritta, prima l'avevamo usata nel caso particolare delle potenze terze. Abbiamo a più b che va a moltiplicare quale polinomio? A elevato alla n meno 1 meno a alla n meno 2 per b più a alla n meno 3 per b alla seconda, che qui non vedete scritto, e così via, fino ad arrivare alle ultime potenze meno a alla prima b alla n meno 2 più a alla 0, che non vedete scritta, b alla n meno 1. Notiamo i segni più e meno, più e meno. Possiamo ricordare che questi dipendono dall'esponente che viene dato alla lettera a, la prima che compare. Se n è dispari, infatti n meno 1 è un numero pari, e lì davanti ad a alla n meno 1 vediamo un segno più. Anche 0 è pari, l'ultimo termine b alla n meno 1, quello che sottintende alla 0, ha segno più. Dove invece ad esempio abbiamo potenze n meno 2 o 1, le due che vedete scritte, n meno 2 e 1 sono numeri dispari, il segno da anteporre è quello meno. Utilizzando però questa formula possiamo andare a riscrivere 3 alla n più 2 alla n come? Al posto di a mettiamo 3, al posto di b 2. Otteniamo 3 più 2 che moltiplica 3 alla n meno 1 meno 3 alla n meno 2 per 2 più altri termini. Gli ultimi sono meno 3 alla prima per 2 alla n meno 2 più 2 alla n meno 1. Che questa somma, che all'inizio era moltiplicata per 3 alla n, perché ricordiamo quella iniziale, sia divisibile per 5, questa somma è 3 alla n che moltiplica, come abbiamo scomposto 3 alla n più 2 alla n, cioè 3 più 2, che moltiplica gli altri termini sottolineati in azzurro. Ma guardiamo questo prodotto. Il secondo fattore è 3 più 2, cioè 5, quindi questa somma tra potenze è divisibile per 5, questo quando n è dispari. Lascio a voi riflettere, magari, se vi piace lo spunto, cosa cambierebbe, se cambierebbe, nel caso in cui n non sia dispari, ma sia un numero naturale pari. Ma lascio a voi questo, eventualmente scrivetemi nei commenti. Detto questo però, direi che posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, rivolgetemi anche richieste se avete bisogno. Seguitemi sui social, mi raccomando. E detto questo, dai, vi lascio, vi saluto ancora, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.